Ciao ragazzi, bentornati al mio canale, sono ASMR SLK. Il mio di oggi è improntato un po' sul mio nuovo studio che vedete qui intorno perché quando ho cambiato, insomma, ci sono state varie modifiche, no? Come sapete, prima ero nella direzione opposta della stanza e ho fatto delle modifiche. Oltre alle modifiche di posizione e di stanza, ci sono anche delle modifiche a livello, diciamo, tecnologico, di nuove attrezzature che sto importando nello studio, perché con l'avvento, insomma, di tre canali, no? Come sapete, ho il canale di ASMR, il canale Music and Gaming, il canale MLL California Outdoor delle case. E quindi, inoltre, aumentando la qualità, ovviamente ho bisogno di computer e dischi di grafica un po' più veloci, per cui sto anche facendo l'upgrade della parte elettronica, quindi dei componenti. Come al solito, prima di iniziare, le solite raccomandazioni: c'è il link di Amazon per aiutare il canale nella descrizione, in cui metterò anche tutti i link di tutti diciamo, gli upgrade, computer, schede grafiche che vi farò vedere, insomma, e tutte le attrezzature che sono nel mio studio. Le elencherò nella descrizione, ci sono già, però sono riferite allo studio di prima, quindi ci sono molte cose che mancano e molte cose che sono state cambiate, che sono migliori, insomma. Ovviamente tutto questo sta costando anche un pochino, per fortuna, come avete visto nel video di inizio anno, dove vi parlo di YouTube, insomma, YouTube ha incominciato a pagare regolarmente adesso, non è ancora una cifra adeguata, però circa $150 al mese riesco a tirar fuori con il canale ASMR soltanto, perché gli altri due non ancora sono monetizzati, non ancora iniziano a essere monetizzati. Quindi in quest'anno, nei prossimi 2-3 mesi, dovrei riuscire a portare anche gli altri due canali alla monetizzazione. Quindi ovviamente ci vorrà tempo, però credo che per fine anno, insomma, dovrei riuscire ad avere una certa cifra mensile che sicuramente aiuta. Poi ovviamente, come sapete, c'è il canale delle case, vi ho detto prima, dei Music and Gaming. E a proposito di Music and Gaming, ho ricevuto tanti commenti, no, nell'ultimo video riguardo ai campionati di Formula 1 del TST F1 Racing, e il 2 febbraio è il giorno in cui iniziano i campionati del TST F1 Racing di Formula 1. E quindi il 2 febbraio alle ore 21 per voi in Italia ci sarà la prima gara, che ovviamente streamerò live come al solito sul canale Music and Gaming dal punto di vista del pilota, quindi di me che guido nel circuito vedendo le altre gare, ok? Vi ricordo che se volete vedere le gare tipo come la diretta televisiva, potete vedere il live stream di queste gare sul canale Twitch di TST F1 Racing, il link lo metterò nella descrizione, e quindi vedrete la gara dove corro anch'io, ovviamente con la Mercedes, dovrei riuscire anche quest'anno a mantenerla. Vedrete quindi le gare, diciamo, come in televisione, col commento e tutte, diciamo, col cambio di telecamere, che vi dà proprio, diciamo, un'idea di tutta la gara, come quello che sta avvenendo, ok? Sarà un campionato molto duro quest'anno perché c'è stato l'ingresso di parecchi piloti europei molto molto forti, e quindi chiaramente, se l'anno scorso sono arrivato intorno alla decima posizione in campionato, a fine anno mi sembra ottavo, quest'anno sarà molto dura prendere punti, quindi sarà un campionato molto duro. Ok, dette queste cose possiamo iniziare. Adesso vi farò vedere un video che ho girato qui nello studio per farvi vedere, insomma, un po' tutti i cambiamenti. C'è già un video sul mio canale, tra i video, qualche mese fa, insomma, penso intorno a 6-7 mesi fa, c'è un video in cui faccio vedere il mio studio, però ovviamente è, diciamo, un po' più vecchio, era un po' più all'inizio, quindi adesso ho fatto questo video dove vi faccio vedere un po' lo studio, come si è aggiornato, anche se non è finito, ci sono ancora alcune cose che devo cambiare, come per esempio qui dove c'è adesso il poster ci saranno delle mensole o un armadietto a vetro dove metterò tutte le camere e le altre cose, perché lo spazio, come vedrete da questo video, insomma, non è grandissimo, però sono già fortunato ad avere questa stanza tutta per me in casa, e quindi la uso sia per giocare, sia per la musica e sia per i video di YouTube, ok? Allora partiamo. Adesso questo video che vi farò vedere l'ho filmato stamattina. Adesso sono circa l'1:20, ora di pranzo qui in California, e questo video l'ho girato, diciamo, un'oretta fa all'incirca, quindi c'è la finestra aperta, vedete che non vedete la luce del giorno perché
ASMR per avere un'atmosfera un po' più rilassante. La finestra è appena appena aperta, c'è pochissima luce del sole che entra giusto per dare lo sfondo. Tutto il resto è sistemato dalle varie luci che adesso vedrete nel video. Chiaramente nel video che vi mostrerò c'è la finestra aperta perché mi serviva più luce per far vedere un po' tutti i dettagli dello studio. Ok, allora partiamo col video. Questo video all'inizio praticamente è l'ingresso nella stanza. Come vedete ci sono tantissime cose perché la stanza non è grandissima, quindi ho cercato di comprimere un po' tutte le cose che mi servono dentro la stanza. Come vedete c'è il simulatore, le chitarre avete appena visto, questa è la scrivania dove ci sono i computer. Sto facendo un po' una panoramica per farvi vedere un po' tutta la stanza, no? Non è piccolissima, non è neanche grandissima, però è una misura giusta che mi permette di avere un po' tutto a portata di mano. Questo ovviamente è Grogu e questi speaker non sono collegati ancora perché sono i monitor che usavo, che uso quando registro musica, ma devo trovare un posto decente. Questo è l'Xbox col simulatore, il televisore, poi vedete il MacBook Pro e l'iMac, poi parleremo delle cose in dettaglio. L'iMac e vedete queste, vi sto facendo vedere con questo è invece l'amplificatore, questo sto facendo vedere col dito, sono praticamente delle parti in legno che ho costruito lì. Nasconde un po' tutti i cavi in basso e serve anche da appoggiapiedi ed è il colore con cui sto costruendo anche il mio letto nuovo ed è anche quel mobiletto sotto il MacBook Pro. E questo poi invece è praticamente il nuovo attrezzo che sta arrivando, adesso ne parliamo. E qui dicevo, quei mobiletti di legno li ho costruiti con il legno che è avanzato dall'acquisto del legno per costruire il letto, che è quasi finito. Vi farò vedere molto a breve anche questo video. Queste sono un po' tutte le chitarre e quello che vi sto indicando è una mensola che vi dicevo che dovrebbe andare dove adesso il poster, dove metterò praticamente, se metto le mensole metterò R2D2, Grogu, insomma tutte le robe di Guerre Stellari. E qui sopra vedete le spade laser che sono insomma posizionate sopra a Reggie Chitarra. E dicevo, questi mobiletti li ho costruiti con legno avanzato per il letto e servono insomma per coprire i piedi, diciamo tutti i cavi, tutte le alimentazioni, i cavi di alimentazione ci sono sotto la scrivania e per appoggiare in posizione un po' più comoda il MacBook Pro. Questa invece è la situazione simulatore dove chiaramente guido e faccio le gare. Sotto il televisore c'è la scheda Elgato HD60S Plus che chiaramente è collegata all'iMac quando praticamente voglio streamare o registrare i giochi che faccio. Qui ovviamente la luce e vedete la telecamera è la Canon EOS la D7 e poi c'è il cerchio con il cerchio di luce, insomma, che potete comprare tranquillamente a 4 soldi per filmare. Queste sono un po' le chitarre. Giusto per fare in alto sono le mie chitarre, diciamo, preferite che suono quasi sempre. E vedete, c'è l'ombrello con la luce, c'è il cerchio di luce e a fianco all'ombrello c'è un'altra asta dove normalmente collego l'altra mia telecamera. Fermo un attimo il video perché adesso parliamo di questi accessori. Dove metto normalmente l'altra Canon che ho, che è la D2i, che praticamente uso come webcam e come camera quando gioco, quando mi riprendo mentre streamo le gare di Formula 1 o di Assetto Corsa. Avete visto le varie luci, la stanza non è grande quindi non ha bisogno di tantissime luci, per fortuna da questo punto di vista, essendo una stanza piccola aiuta tantissimo perché il cerchio di luce è praticamente la luce che inquadra la mia persona, praticamente focalizzata sulla mia persona, ecco perché è montata sulla camera. La luce con l'ombrello è la luce che dà una luce un po' più diffusa ed evita alcune ombre che sono brutte da vedere. Poi c'è tutto un calcolo. Molto spesso, insomma, avete visto la stanza, certe volte vedete cose anche che magari a livello di ordine potreste anche mettere in un altro modo, no? Come quella lucetta in basso dietro di me che avete visto a fianco alla mensola, però è anche le luci a LED, però sono posizionate in un punto funzionale, non estetico, perché chiaramente quando si riprende con la telecamera bisogna avere la miglior luce possibile per avere la miglior immagine possibile, quindi queste luci che sono dietro, che magari diciamo come occhio andrebbero messe da qualche altra parte,
sono lì in quelle posizioni strategiche, perché sono posizioni che danno una luce particolare, come vedete danno un po' più profondità alla stanza, sembra molto più grande e illuminano insomma un po' il background, perché ovviamente il background è un po' è fuori fuoco perché la telecamera è focalizzata su di me, cosa che è abbastanza normale, un po' tutti youtuber insomma che sapete, che conoscete, che vedete, la telecamera va sempre focalizzata sul personaggio principale, no, praticamente, mentre il background è sempre un po' fuori fuoco, ma questo fuori fuoco con queste luci riesce a dare questa profondità, questo distacco tra me e il muro dietro, che ovviamente è molto molto importante proprio a livello visivo. Chi guarda il video diciamo si sente più immerso, perché questa profondità vi dà un po' il senso della, diciamo dello spazio, no, intorno allo schermo, e quindi sembra anche quasi che siete qui con me, ok? Questo è il motivo. Poi ci sono alcune cose che andrebbero sistemate, no? Come per esempio Grogu è messo lì proprio perché qui, come vi dicevo, vorrei mettere o un armadio a vetro o delle mensole una sopra un'altra, per cui metterò sia diciamo tutta la collezione di Guerre Stellari, i vari insomma gadget che ho di Guerre Stellari, e sia un po' tutta la situazione camere e accessori, che adesso come adesso sono un po' sparsi in questi vari diciamo mensole qui di fianco, prima non si vedono, e poi comunque sia bisogno di un po' più di spazio per questa roba, perché mano a mano come vado avanti nei mesi da youtuber praticamente aumentano sempre di più cavetti, cavettini, piccoli accessori, hub USB, hub USB per scambiare tastiera eccetera su due computer, cavetti, cavettini, insomma, e chi più ne ha più ne metta, no? Carte SD card per la memorizzazione, lettori di carte, insomma è veramente un diciamo un upgrade che non finisce mai praticamente, tenendo anche presente che chiaramente la tecnologia va avanti a passi da giganti, quindi ogni settimana esce una scheda grafica nuova, un computer nuovo eccetera. Io molto tempo fa, per fortuna, ho smesso di correre appresso a queste cose, quindi ho imparato, essendo anche tecnico, insomma, le cose da guardare in computer, in schermi, insomma, in queste cose tecniche, e una volta, diciamo, insomma, deciso cosa mi serve per il lavoro che devo fare, compro quello che mi serve, e normalmente compro quasi sempre roba usata, proprio perché esce sempre roba nuova, quindi anche comprare roba nuova insomma diventa inutile, perché come le macchine uscite dalla concessionaria il valore scende proprio alla grande. Ma oltretutto molti computer, soprattutto, o schede grafiche diventano vecchie nel giro di mesi, quindi a questo punto non è più conveniente, anche se ci sono alcune cose che vanno comprate nuove, perché ovviamente prima di tutto è una convenienza per quanto riguarda il funzionamento e la lunghezza del la longevità di queste macchine, e anche perché certe volte ovviamente, proprio perché questi computer vanno così velocemente, cambiano e si migliorano, ovviamente comprare una macchina più nuova possibile è sempre utile per accorciare i tempi, per poi spendere di nuovo, no? Cioè comprare l'usato va bene, ma se devo comprare l'usato e poi ricomprare un altro usato o una cosa nuova poco tempo dopo, non conviene più, perché si spende due volte. Questo è un po' il mio diciamo il mio dogma, no? Cerco sempre di spendere una volta sola, magari un po' di più, ma spendere bene, perché altrimenti poi tra riparazioni e cambi computer, insomma, e upgrade, si spende di più alla fine. E ho detto questo perché mi voglio collegare all'altra parte del video che adesso vi faccio vedere, perché una delle attrezzature che sta arrivando e che sto finendo di costruire, che è praticamente una IGPU, che non è altro che praticamente un case in alluminio. Questo vi sto facendo vedere il cavo che è là praticamente, e questi sono i cavi che sono praticamente il cavo Thunderbolt 2, perché il mio iMac, poi vi parlerò anche di questo computer, e quella riduttore dell'Apple bianco, e praticamente fa capire, fa un piccolo trucco da trasforma da Thunderbolt 2 a Thunderbolt 3, perché questa unità che vi sto facendo vedere, che si chiama Razor Core, è un'unità in cui praticamente va montata la scheda grafica, la GPU, e poi
potete montarci qualunque scheda grafica. Se usate Mac potete solo usare schede grafiche Nvidia per un discorso di compatibilità con Mac OS, il sistema operativo Apple Mac. Se invece lo usate per PC potete montare quello che volete, qualunque scheda grafica. Lì vi sto indicando col dito la porta Thunderbolt 3, che praticamente non è altro che un USB di queste nuove, e chiaramente questa attrezzatura, insomma, permette, l'ho comprata perché praticamente mi permette di accelerare i tempi macchina quando sto facendo gli editing dei video. Purtroppo lo dico questo perché ovviamente con l'aumentare dei video che registro e dell'uso del computer, quando faccio l'editing, io uso Final Cut Pro per l'editing video chiaramente, e uso Logic Pro per l'editing audio. Ora, che succede? Che quando i dischi incominciano a riempirsi e chiaramente si filma sempre con più, diciamo così, con un format un po' più grande, no? Tipo 4K o 60 Hz frame per secondo, perché l'immagine è più smooth, no? Questo video che avete visto adesso riguardo il mio studio è proprio a 60 frame per secondo, e solo è 1080, HD 1080, però è 60 frame per secondo perché è molto più fluido il video. Ecco perché, e chiaramente aumentano i file di video che trasportate sul computer per fare l'editing, diventano sempre più grandi, e quindi nonostante il mio iMac, adesso ne parleremo in dettagli, è una bella macchina, ovviamente riguardo a tutti i computer a livello di schede grafiche hanno bisogno di schede grafiche molto grosse, molto potenti, se volete fare un editing fluido e diciamo che sia anche che accorci i tempi macchina, perché ogni volta che caricate i file video su Final Cut Pro o altri programmi per l'editing video, per il video editing, ovviamente questi file il computer deve decodificarli per il formato che deve usare per l'editing e poi deve esportarli nel formato in cui gli chiedete voi, e questo chiaramente comporta tempo, perché più grandi sono i file e più il processore e la scheda video devono lavorare per trasformarli al formato che avete bisogno, di cui avete bisogno, di cui la macchina ha bisogno prima e poi di cui voi avete bisogno quando fate l'esportazione, per poi poterlo fare l'upload su YouTube in questo caso. E quindi chiaramente questa eGPU praticamente mi permette di poter inserire una scheda grafica che ovviamente è molto più grande di quella del computer, e dire al programma, che in questo caso è Final Cut Pro, di usare come scheda grafica non quella che è dentro il mio iMac, ma quella che è dentro questo container che avete visto in alluminio, tra parentesi un container che il Razor Core è veramente il miglior container che trovate in giro adesso, ed è soprattutto diciamo a livello prezzo come convenienza è quello migliore. Innanzitutto è veramente fatto molto bene, l'alimentatore che avete visto dentro è 600 watt, quindi potete mettere schede e video anche molto grandi, molto professionali, anche molto costose, no? Tenete presente che queste GPU si chiamano G come Genova, GPU, che sono schede grafiche video, ci sono da tutti i prezzi, da $300, anche se volete piccole, anche da $150 fino a $5,000. Ovviamente chi fa questo lavoro di professione e magari deve editare file per i film che sono molto molto grandi, no? Sono oltre i 4K di definizione, 4K di definizione, quindi stiamo parlando di file di centinaia di gigabyte. Ovviamente ha bisogno di schede che sono veramente potenti, sia come processore, schede video parlo, sia come processore che come memoria. Ci sono tantissime schede nel mercato, io per questa GPU adesso, non volendo spendere troppo, è perché voglio solo praticamente accelerare un pochino il lavoro della macchina, sono andato su questa scheda che praticamente, adesso vi faccio vedere, che è una GeForce GTX 690, non è nuovissima, è di qualche anno fa, è 512 bit, però con la RAM che è GDDR5 ed ha 4 GB di memoria, non è una delle top a livello di grandezza, ma è una delle top a livello di prestazioni, è una delle migliori schede che ci sono in giro tuttora, nonostante non sia molto nuova. Infatti è uscita una nuova versione, e l'unica differenza di questa nuova versione è la
grandezza della RAM. Chiaramente più RAM di memoria hanno queste schede di memoria e più file grandi riescono a gestire più velocemente. Ovvio che il discorso alla fine di queste schede, il costo è direttamente proporzionale alla memoria che hanno e alla velocità con cui riescono a decodificare queste immagini, ok? Ovviamente queste schede sono anche utili per i videogiochi, quindi se avete un PC, ma anche Mac, perché adesso vi spiegherò anche il motivo per cui sto facendo questa operazione, potete utilizzare queste schede per migliorare la grafica dei videogiochi, che adesso sono arrivati a dei livelli eccezionali, ma chiaramente per darvi queste grafiche così ottimali e bellissime hanno bisogno di schede grafiche che sono in grado di processare veramente molto molto velocemente, ed ecco perché si comprano queste schede. Questa GeForce è un po' più dedicata ai videogame, devo dire, però nel mio caso, ed è il motivo per cui ho preso solo diciamo 4 GB per adesso, ho speso dunque $280, perché come vi dicevo alcune cose le compro usate, e siccome sta è la mia prima scheda grafica esterna da mettere nella eGPU, ho preferito puntare sul lavoro che devo fare, quindi l'editing dei video, e non tanto sui videogiochi, perché per i videogiochi uso la console. Però siccome sono riuscito anche ad installare Windows 10 su un notebook Pro, probabilmente la userò, ed ecco l'utilità di questo Razor Core, di questa unità che ho comprato. Posso scollegarla da un computer e attaccarla a un'altra e funziona tranquillamente, perché sono tutte e due Mac con gli stessi file di configurazione. Ovviamente funzionerebbe anche su un PC, però alla fine mi è convenuto utilizzare il computer già che ho, che sono abbastanza potenti, con questa scheda grafica, e riesco anche a fare i giochi per PC, perché avendo installato Windows 10 sul MacBook Pro, che non è molto complicato, anche se ci sono delle cose da controllare tecnicamente, però posso tranquillamente fare gli stessi giochi che faccio con l'Xbox, farli anche su PC praticamente, su notebook con Windows 10, e avere l'accelerazione grafica di questa scheda. Ora ripeto, questa per i videogiochi le schede normalmente vanno sugli 8 GB di RAM, sono molto più costose e ci vogliono all'incirca per una scheda ottima tra gli 800 e i $1000, ok? E quando dico dollari, ovviamente voi dovete più o meno adesso in questo momento col valore dell'euro dovete sempre togliere un paio di centinaio di euro, quindi se dico $1000 per voi sono 8,50 circa euro, ok? 850 euro. Ovviamente, come vi ho detto, vi metterò tutti i link di queste schede, di questi upgrade che sto facendo nella descrizione. Questa scheda grafica, questa è la pagina di Amazon, e sta a $312 nuova. Io l'ho presa usata, spendendo dunque intorno a l'ho pagata a $250, però poi più le tasse, perché anche qui questo è chiaramente Amazon americano, quindi a 312 dovete aggiungere le tasse, che sono intorno al 10%, quindi ci dovete aggiungere circa $30 quando poi pagate alla fine. Il vantaggio è che non avete il pagamento per lo shipping per mandarvelo, però a questi 312 aggiungereste circa $30, poco più di $30, e quindi il prezzo totale sarebbe 350, mentre io l'ho trovata usata qui in zona, veramente non tanto in zona, perché questa l'ho trovata a New Jersey, in New Jersey, me la mandano a New Jersey, e l'ho trovata usata, che però è un usato refurbished, che significa che praticamente la scheda è stata rimandata indietro per un problema, e praticamente quando l'ha rimandata indietro tutta la parte, diciamo, tecnica viene cambiata, ho trovato il problema sistemato e viene rivenduta come nuova, però aperta. E quindi ecco perché sono stato in grado, l'ho presa su eBay sinceramente, e l'ho presa usata proprio perché non ho scelto la scheda che avrei voluto prendere, che mi potesse aiutare sia sui videogames che sull'editing, perché ho preferito andare a spendere di meno e puntare sull'editing, perché per i videogiochi, ripeto, ho già l'Xbox e prenderò anche l'Xbox nuova appena posso. Qui soldi a palate sto spendendo, ragazzi. Va bene, a parte questo, e quindi questa scheda l'ho pagata a $250 più la spedizione, qui sembra $15 più le tasse, quindi in totale 280 invece di 350 che verrebbe questa nuova di pacca, ok?
sistema operativo sia Windows che Mac, e ci potete connettere qualunque cosa. Come vedete, nuovo sta a $299, praticamente $300 su Amazon. Potete scegliere il colore sia grigio che nero, e ci sono anche, c'è anche un colore particolare chiamato croma, ma alla fine, insomma, questi colori, il prezzo non cambia, a parte mi sembra il croma che aumenta di circa $20-25. Questo container ha un alimentatore da 650 watt, quindi potrebbe tranquillamente alimentare un piccolo PC, se volete, ma queste schede grafiche, insomma, tirano parecchia potenza, ecco perché l'alimentatore che è stato messo in questo case, in questo cabinet, è molto molto potente, ecco perché, considerando che un alimentatore da 650 watt costa già di per sé oltre $300, capite bene che questa macchina, questo cabinet, è veramente utile, funzionale, è stato comprovato da, insomma, da qualche anno, e a detta di tutti è il cabinet migliore che ci sia in commercio, qualità, prezzo. Ora, prima di passare ai miei computer, voglio far vedere ancora questo pezzettino di video in cui vi faccio vedere lo Smooth 4, che è praticamente questo accessorio con cui ho girato il filmato nella stanza e con cui filmo anche i filmati per le case, quando andiamo in giro nel canale delle case a filmare le case. È l'attrezzino dove metto il mio iPhone 11 e registro, perché praticamente è una specie di Steadicam, come vedete, e vi permette di, è un gimbal praticamente, vi permette di, insomma, utilizzare il telefono quasi come una telecamera reale, senza avere questi sbalzi, e vi segue, insomma, ci sono tantissimi settaggi, potete fare tantissime situazioni, si connette al telefono via Bluetooth e potete fare panoramiche, eccetera, insomma, li conoscete meglio di me, che siete più giovani e siete ancora più preparati di me da questo punto di vista. Prima di parlare dei computer, parliamo un attimo della scrivania. Avete visto la mia scrivania? Questa è una scrivania che è appena arrivata, ed è una scrivania che è una della mia fila grande. Lavoravo in una compagnia che faceva queste scrivanie, quindi lei ne aveva presa una per se stessa, e adesso, avendo cambiato casa, non aveva spazio, quindi l'ho presa da lei, ovviamente gliel'ho pagata, ed è una di quelle scrivanie che si alza e si abbassa, quindi io posso anche filmare stando in piedi, ed è stato utile perché proprio la scrivania, a livello di, diciamo, di sistemazione e di anche per il filmare, insomma, veramente comoda, posso filmare in piedi, seduto, mi posso muovere in qualunque modo e posso aggiustare l'altezza di questa scrivania alla comodità del lavoro che sto facendo. Perché? Perché quando edito sono spragato sulla sedia, tra parentesi, questa sedia che avete visto, che qua è costosissima perché è veramente comodissima, mi sembra che sia circa $2000 di sedia, quella che avete visto nel video, la potete rivedere poi andando indietro. Passerà a mia moglie. Io ho ordinato una nuova sedia che costa molto di meno, che però ha il poggia testa, per cui io quando edito, che sono un po' sbracato, sono molto più comodo. Mentre invece quando filmo, vedete, devo stare più dritto. Adesso il tavolo è settato nella stessa altezza che avete visto nel video, ma certe volte avrò anche, e farò anche sicuramente più avanti altri video, posso alzare la scrivania e filmare in piedi, come per esempio quando suono la chitarra, perché è molto più comodo suonare in piedi che seduto. La chitarra elettrica, ovviamente, è molto più comodo. Ok, ora parliamo un attimino, anche perché se non andiamo lunghissimi, dei computer che ho. Ho un iMac del 2013, questo computer che avete visto è uno degli ultimi acquisti di cui vi avevo già parlato, è veramente una gran macchina. Questo è uno dei nuovi computer che ho da qualche mese, vi ho già fatto un video con, nell'altro studio c'era già questo computer, ma nel tempo usandolo mi sono reso conto che è veramente una gran macchina, e come vi ho già consigliato in quel video, vi consiglio ancora, se riuscite, soprattutto su eBay lo trovate, se dovete comprare un computer, trovate questi iMac del 2013, questo è un iMac 2013 con processore 3.4 GHz, 4 core praticamente, i5, ed ha 32 GB di RAM, ed ha una scheda grafica che è un Nvidia GeForce GTX 775, che ha 2 GB di memoria, quindi già una grossa scheda grafica per quanto riguarda l'editing e per quanto riguarda la progressione dei filmati video, ok? Però ovviamente andando a 60 frame per secondo e ho 4K, che in cui le grandezze aumentano,
aumentano tantissimo, ovviamente diventa complicato, diventa un lavoro di macchina molto importante. In più questo iMac ha dentro un disco da 1 TB SSD, quindi accelera tantissimo rispetto ai normali dischi hard drive che insomma girano, quindi è fondamentale avere un disco SSD. E vi dico questo perché ovviamente questa macchina del 2013 originariamente non ha queste parti, viene con il disco a motore praticamente che gira con i gigabyte o i terabyte che volete, però ovviamente normalmente un disco fisso da 7700 giri, che è molto più lento quando si tratta di leggere e scrivere dati sul disco fisso. La memoria RAM potete comprarla come volete, ma il prezzo varia tantissimo, e vi dico questo perché gli iMac mi sembra dal 2011 al 2013, anche 14 forse, li trovate tutti su eBay, li trovate già con la modifica che vi sto per dire, se volete, e spendete una cifra veramente minima confrontata con i PC o con altri Mac nuovi, e con queste modifiche upgrade che vi ho appena detto, cioè il processore quello originale, la memoria a 32 GB, il disco fisso SSD, la macchina diventa veramente attuale, quindi li trovate intorno ai $600-700, ok? Tranquillamente su eBay, già pronti con le modifiche, e vi dico già pronti con le modifiche perché anche se siete uno come me tecnicamente preparato che può fare queste modifiche da solo, perché cambiare la RAM e l'SSD, il disco fisso, non è un lavorone, però questi iMac sono complicati da aprire, perché per aprirli bisogna togliere la guarnizione che è dietro al vetro, che chiude direttamente sull'alluminio, quindi aprirli e chiudere insomma è complicato, un po' pericoloso. Allora vi conviene già comprarli con l'upgrade, che comunque anche se vi costano $700, quindi diciamo 500-600 euro, però hanno un valore, alla fine è un funzionamento come un computer, un PC da $1000+. Io questo iMac lo uso da insomma più di un anno ed è praticamente molto vicino alle velocità di elaborazione e a quello che fanno gli ultimi iMac appena usciti. Non l'iMac Pro, perché ovviamente è un'altra cosa, è molto più potente, ma gli iMac e i MacBook Pro che sono appena usciti hanno praticamente quasi le stesse prestazioni della mia macchina, quindi vi consiglio vivamente di scegliere queste macchine intorno al 2013, perché queste macchine sono ancora fatte con l'idea di poterle modificare, fare l'upgrade, quindi la scheda madre e il processore sono fatti in un modo molto avanzato, per quel tempo erano super avanzate, e quindi cambiando qualche componente come la RAM, la memoria RAM, il disco fisso, la macchina diventa veramente molto molto potente, ok? Non so se si può cambiare il processore, devo controllare, potrebbe essere che sia possibile, perché uno dei problemi dei computer Mac è che, soprattutto nei notebook, è che il processore è direttamente saldato sulla scheda madre e quindi non è possibile cambiarlo come si fa nei PC, però su questo computer forse è sostituibile e devo controllarlo, ok? Del 2013, comunque. Poi l'altro computer che avete visto è un notebook Pro, che è praticamente un notebook Pro del 2010. Questo ha un processore di 2.4 GHz, la RAM è in questo caso lo ha fatto l'upgrade, ma questo computer è abbastanza vecchio e la scheda madre non legge più di 16 GB di RAM, e bisogna trovare la RAM giusta, se no non le legge, però sono riuscito a trovarla. E chiaramente il problema del notebook Pro che è vecchio e soprattutto la scheda grafica, come un po' tutti i computer che invecchiano, non è tanto il processore che ha problemi, perché il processore, anche se non è velocissimo, il suo lavoro lo fa, no? con qualche secondo in più di tempo, ma normalmente queste macchine vecchie si trovano in difficoltà con i software, i browser web più nuovi, perché questi browser web richiedono molti più dati, molta più memoria rispetto alla scheda grafica, e quindi chiaramente questi computer devono usare sia la scheda grafica, che non ha abbastanza memoria e potenza elaborativa, devono usare anche il processore, che chiaramente viene splittato tra il lavoro del computer e il lavoro della grafica, e quindi proprio il computer diventa molto lento. Ed ecco perché aggiungere su un computer magari un paio d'anni che ha un buon processore e cui potete aggiungere molta più RAM e mettere un disco SSD che è
fondamentale per la velocità oggigiorno, no? Per caricare tutti i dati, sistema operativo, eccetera, rispetto a un disco fisico col motore, aggiungendo questo eGPU, eGPU, in inglese eGPU, ma la E si legge in inglese, quindi eGPU, praticamente portate questo computer di 2 anni fa ad essere attuale anche adesso e per altri anni, cambiando solo questa scheda grafica esterna, e praticamente a cifre irrisorie, perché tra praticamente io con $600 ho fatto tutto, e quindi ho questo cabinet con questa scheda dentro che posso collegare sia al MacBook Pro sia all'iMac, e da questi poi posso anche trasmettere al televisore, quindi usare il televisore che avete visto qui a fianco come monitor quando magari mi registro o altre cose grafiche che faccio. Ecco perché l'utilità di questa eGPU esterna. Prima di tutto, come ho detto prima, dovete, nel caso se avete Mac, l'eGPU, la scheda video che comprate deve essere Nvidia, perché è l'unica compatibile con il Mac OS, perché negli ultimi sistemi operativi la Mac ha dato questa compatibilità con i driver Nvidia, ok? Quindi è fondamentale. Se invece la utilizzate questa eGPU con un PC, potete tranquillamente usare qualunque scheda grafica che volete. Attenzione, una cosa che vi voglio dire: se dovete comprare una scheda grafica, non comprate la scheda grafica Tesla, Nvidia Tesla. Quelle sono schede grafiche che sono state costruite per un determinato supercomputer, e il vostro computer o il vostro Mac, PC normale, non riesce a sfruttarle. Quindi pagate una cifra alta, avete tantissimi gigabyte di RAM, ma in realtà non la sfruttate e vi rallenta molto di più rispetto alle schede grafiche che invece sono fatte per questi, per i PC e per i Mac. Quindi mi raccomando, quelle schede Tesla, anche se sembrano potentissime, hanno addirittura 12 GB di RAM, vi rallenteranno invece di accelerarvi, perché sono costruite per Linux prima di tutto, e sono costruite per macchine molto più potenti, quindi devono parlare con determinati tipi di processore, determinati tipi di bus di velocità. Quindi non le comprate, perché poi vi trovate a venderle e non le rivendete più, perché la gente ha iniziato a scoprire il motivo per cui non vanno, ok? Bevo. Oltretutto queste schede a Tesla non hanno le uscite video, potete usarle solo dentro il computer, quindi non potete usarle come schede, la potete usare come scheda esterna, ma non hanno l'uscita per il monitor, trasmettono solo il segnale video al monitor del computer, ok? Allora, il Mac ne abbiamo parlato, l'iMac ne abbiamo parlato, ovviamente sul tavolo nascosto dietro il computer ci sono differenti accessori, ci sono due hub USB, uno l'avete visto sotto la, diciamo il poggia, il poggia computer che ho costruito di legno, dove c'è il MacBook Pro, dentro c'è un hub USB con 6 porte, più ce n'è un altro da 4 sotto l'iMac che avete visto a destra, insieme a un disco esterno che è il disco di backup, quello è a motore perché non mi interessa che sia lento. Sotto il computer c'è l'iMac, ha 4 porte USB dietro, e il MacBook Pro ha altre 3 porte USB. E vi dico questo perché, soprattutto se iniziate a fare questi lavori di grafica, è un continuo connettere porte USB, quindi per avere tutto connesso, ho preferito prendere questi hub, che praticamente mi permettono di avere tutto connesso tra tastiera, mouse, stream dock che avete visto per le scene, telefono, videocamere, lettore di carte SD, insomma chi più ne ha più ne metta. Ci sono praticamente, diciamo, chilometri di cavi e USB sparsi qui dietro la scrivania. Avete visto sotto la scrivania anche i cavi che non ho ancora fissato perché si muove, quindi devo trovare il modo di fissarli in modo che mi permetta, questi cavi mi permettono di essere nascosti ma di muovere la scrivania su e giù, e siccome sto ancora finendo di sistemare, ancora non ho fissato i cavi sotto la scrivania per renderla più pulita. Dopodiché avete visto il televisore qui a fianco, che è un televisore 65 pollici, è un televisore 4K, uno dei primi, quindi 4K ma non con altissima frequenza, ma per quello che devo fare, cioè i videogiochi, va benissimo, e comunque alta definizione. Avete visto a fianco al simulatore, c'è anche l'Xbox
XX, che non è la serie X, l'Xbox X, la serie precedente, che è 4K, però il televisore e lo uso in alta definizione con 120 Hz di refreshing, però 1080, quindi ho il massimo che posso avere da questo televisore, che non è nuovissimo, è un RCA, non è una qualità, insomma una supermarca, ma fa più di quello che io ho bisogno, quindi non c'è problema. Il simulatore lo conoscete, avete visto che è un po' modificato, vicino allo sterzo ci sono, vedete, del legno che esce fuori perché ho alzato un po' il volante per mettere una posizione migliore, e anche il televisore avete visto che è su delle tavole di legno perché l'ho alzato per avere la visuale più come nella realtà hanno i piloti, insomma, ok? A fianco all'Xbox avete visto un mixerino che ho da tempo, è un 4K, è un 8 canali classico mixer, non è digitale, è analogico, che però uso perché praticamente quello che faccio è che l'Xbox è connessa col cavo HDMI al televisore, ok? E trasporta anche l'audio dal televisore, dall'uscita cuffia con un cavetto RCA, porto l'uscita audio, quindi quello che si sentirebbe dal televisore, che è muto perché ascolto quello che esce dal televisore con le cuffie dal joypad, prendo l'uscita cuffia del televisore e la rimando al mixer, e dal mixer uso questo segnale per alimentare i due subwoofer che ci sono sotto alla sedia da pilota nel simulatore, quindi con i quali e questo segnale viene praticamente mandato a due amplificatori subwoofer, per i subwoofer, il canale destro e il canale sinistro, e quindi ho questi due subwoofer a destra e a sinistra, ovviamente tagliati per i bassi, medio-bassi solo, senza acuti, e chiaramente ho le vibrazioni dei vari cordoli e della macchina sotto al sedere per dare un po' più di realtà alla guida, no? della Formula 1 o di qualunque videogioco che faccio. Ovviamente anche quando giocate con Call of Duty o altri giochi di questo genere, l'effetto è notevole perché avete in cuffia l'effetto surround del 360 gradi e il rombo e le vibrazioni sul sedile, quindi devo dire che da questo punto di vista è molto molto divertente. Poi ovviamente se avete domande, come sapete, scrivetemi nei commenti perché li leggo tutti e vi risponderò. Domande a livello più particolari, no? Come far funzionare questa eGPU su Mac, quali file, quali configurazioni ci vogliono, eccetera eccetera. Non vi preoccupate che oltretutto lo sto per fare io, la scheda grafica mi arriva in un paio di giorni, quindi una volta fatto posso darvi proprio le direttive precise se avete bisogno. Però io non sono un windowista, nel senso che sapete un po' tutti già, come vi ho detto in altri video, che non mi piace Windows perché ha troppi problemi. So che è migliorato tantissimo Windows 10, è migliorato tantissimo, ma ogni volta che io ho un computer, un PC in garage, dove ogni tanto accendo per praticamente lo uso solo per fare l'upgrade del volante del simulatore, perché quello, il file per fare l'upgrade del firmware funziona solo su Windows, ed ecco perché, per non andare giù col volante, perché il computer è grande, ho praticamente installato Windows 10 sul MacBook Pro, così posso fare questo aggiornamento qui allungando solo un cavo. Però praticamente ogni volta che uso Windows mi trovo nei problemi, è lento, ogni tanto qualcosa non va, eccetera. Devo dire che l'installazione Windows 10 sul MacBook Pro è andata veramente molto facile, è stato veramente facilissimo, anche se normalmente Apple evita e vi crea problemi nell'installare Windows 10 su macchine vecchie, perché sa che vengono utilizzate per altre cose, quindi vuole che comprate macchine nuove, computer nuovi, Mac nuovi. Però ci sono svariati metodi e trovate tutto online, poi nel caso vi interessa fatemi sapere, vi do dei link dove che vi danno file, downloads, tutto come fare, ok? Non è abbastanza facile. Avete visto che per esempio sul Mac dalla foto sapete che il macOS che sto usando, il sistema operativo Mac, è Catalina, e Catalina in realtà su un computer del 2010 non girerebbe, quindi capite bene che insomma ci sono alcune manovre da fare per farglielo funzionare, ma trovate tutto online, poi se vi servirà fatemi sapere e vi do anche qualche aiuto da questo punto di vista. Penso che abbiamo un po' detto tutto. Chiaramente il MacBook Pro è qua perché praticamente mentre vi parlo a destra ho l'iMac, dove la telecamera sta registrando
registrando il video e nel MacBook Pro invece sto registrando l'audio con Logic Pro, quindi solo l'audio, il microfono è collegato al MacBook Pro, quindi sto praticamente registrando due cose separate, però chiaramente essendo live nello stesso momento, poi dopo è facile, ed ecco perché ogni tanto vedete qualche volta che sbaglio l'editing, vedete o sentite, lo faccio piano se non mi sveglio, sentite lo schiocco delle dita, perché è il mio modo di segnare e di darmi il sincronismo tra il file dell'audio del notebook Pro che poi passerò sull'iMac, perché è Logic, ce l'ho anche su iMac per processare il file audio, per metterlo nel volume giusto, nel formato giusto e sincronizzare l'audio con il video. Quindi questi schiocchi di dita mi danno la posizione, perché vedo il picco del suono, vedo la posizione dove questo schiocco viene registrato anche dalla telecamera, quindi vedendo questi due picchi di segnale posso sincronizzare i due segnali molto più facilmente, ok? Ecco perché ogni tanto sentite lo schiocco delle dita nei miei video, magari per fare velocemente ho saltato un pezzettino di un taglio da fare, ok? Allora mi sembra che abbiamo detto tutto, ripeto, ovviamente non è ancora finita, ci sono ancora parecchie cosine da fare in questo studio, però siamo vicini, diciamo, a quello che è la mia idea di studio. A me piace avere, anche quando lavoro, poi lo vedrete nel filmato in cui ho costruito il letto che sto oggi, praticamente appena finito questo video di registrare, a mia moglie intorno alle 5 quando finisce di lavorare, e oggi sto lavorando da casa per la prima volta, monteremo il letto nuovo, se va tutto bene, tutto a posto, finirò di filmare il video e poi vi farò vedere, insomma, un po' tutto come è stata la progettazione e il lavoro nel garage per costruire questo letto, eccetera. Quindi vedrete anche quest'altro video, non so quando, perché sono tantissime ore di video, perché ho dovuto lavorare un paio di settimane per costruire questo video, ovviamente un po' per il tempo che avevo, un po' proprio per le parti e la progettazione da fare e proprio il livello, proprio il lavoro da fare. E quindi dovrò, insomma, fare una bella cernita e costruire questo video probabilmente la settimana prossima, ma forse anche fra due, ok? Ma comunque arriverà, non vi preoccupate. Comunque dicevo, ci sono ancora alcune cose che andrebbero migliorate qui dentro, ma un po' è una questione anche di spese, no? $600 per le GPU tra scheda e il contenitore. L'Xbox nuova la vorrei prendere appena diventa disponibile, perché ancora non si trova, esce per 10 minuti, la comprano tutti e finisce di nuovo, e quindi insomma cominciamo a parlare di bei soldini, per cui non vorrei, insomma, spendere tutti i soldi in queste cose qui, ok? Allora vi ringrazio per adesso, ci sentiamo al prossimo video, mi raccomando, attenzione, mascherina sempre, fate i bravi, ciao a tutti.